succedeva, un esordio in campionato che più complicato non poteva essere, quando hai capito che potevate riprendere la partita in mano e vincere. Che noi hai vinto adesso, che noi cominciamo questa stagione con questo grande vinto. Vittoria. Penso che con tempo noi conosciamo di più e giochiamo più forte, più facile e più facile da contro come noi, come dentro in squadra. Io felice che io ero in questa squadra, che io già che io qua in questa squadra. Io credo tanto e felice, io felice, così. Penso che succede così perché devo tempo per conosciamo come squadra, perché io da Bulgaria, due belgi, Sami Croazia e penso che con partiti noi crescere e facciamo questo pugno. Sì. Scusa, ma io non parlo bene. Ma ora che fa freddo, abbiamo visto un uso della panchina quasi smodato, comunque le ha provate tutte fino a che non ha trovato la giusta combinazione. Devo tenerlo più vicino perché la mia voce è così. E le ho provate tutte contro un Orlovasso Majidomo e innanzitutto complimenti a voi, complimenti a te, perché comunque è una squadra molto ben organizzata e noi abbiamo fatto un po' di fatica dopo il primo set perché comunque non andavano a terra diversi palloni e ci siamo fatti prendere dalla fama di chiudere subito. Abbiamo commesso qualche errore di troppo, qualche ingenuità, siamo stati poco incisivi in battuta, siamo calati in battuta. Poi ho fatto un paio di cambi, siamo cresciuti un pochettino in ricezione e infatti è migliorato il cambio palla e questo ci ha permesso di vincere la partita. Ha a disposizione delle giocatrici molto versatili e Elena Perinelli ne è stata una dimostrazione questa sera perché in mezza partita ha ricoperto due ruoli diversi. Sì, sono perfettamente d'accordo con te, è una squadra giovane, a parte tre ragazze più esperte, e, diciamo, la panchina è fatta da persone molto giovani, tipo Perinelli, tipo Marotti, tipo Prandi, Petraghi, eccetera, eccetera. E, quindi sono under e possono essere anche intercambiabili con la regola dell'under. Sera comunque Perinelli è una garanzia sia in ricezione e in attacco, perché comunque è una persona che sbaglia pochissimo e in questa serata serviva una persona come te. Ma così a caldo è chiaro che è più il rammarico della soddisfazione, poi invece in realtà se ci rendiamo conto di quello che abbiamo fatto stasera e del fatto che abbiamo davvero rischiato di prendere 3 punti a Modena, credo che possiamo e dobbiamo essere comunque molto contenti di quello che abbiamo fatto, soprattutto perché è la prima giornata di campionato. Fossimo a metà stagione direi che ci sono molte cose da mettere in ordine, invece siamo all'inizio, quindi è normale che ancora dei meccanismi vadano leati e che la squadra debba e possa essere un po' più efficiente in tutti i fondamentali. Ma io prima di tutto metterei la battuta, perché senza essere neanche troppo incisivi abbiamo sbagliato un numero di servizi troppo elevato. E, per esempio, poi questo nel quarto set ci ha portato a essere un po' troppo conservativi nei momenti decisivi. E quindi intanto c'è l'approccio ai 9 metri che va un po' rivisto. E poi dopo, chiaramente, ripeto, noi possiamo migliorare un po' su tutto, abbiamo bisogno di trovare un buon ritmo perché poi abbiamo avuto dei momenti dove girava tutto bene e dei momenti in cui invece abbiamo fatto fatica sia nella fase di cambio palla sia nella fase break. Per cui c'è da inserire tutte le ragazze. Cristina Chirichella è arrivata giovedì e con noi ha fatto 3 allenamenti. C'è da inserire Valeria Zanin, ora un po' alla volta,
mettiamo in ordine tutte le cose e poi ci faremo trovare ancora più pronti per le prossime partite. Penso che il primo set si può dire che è stato un po' di emozione del debutto, tanti errori. Sì, sinceramente credo di sì, poi conoscendole un po' non è il modo di stare in campo che conosciamo, e tutto sommato, ripeto, ora a caldo magari può dar fastidio, però poi è anche umano che possa essere stato così. L'importante è che abbiamo archiviato l'esordio e ora possiamo iniziare a giocare dal primo punto delle partite. Alessia, partendo da due cose: uno, il debutto in Serie A a tutta età, e il pubblico che veramente questa sera è stato, penso, anche superiore alle attese che avevate voi per il debutto a Castellammare. Grazie per la tenera età. Credo che sarebbe stato proprio il giorno perfetto, ma che più perfetto, ma che potesse, insomma, non è andata così. Credo che, come ha detto Massimo, adesso mi girano un po' le scatole, però insomma ricordiamoci che questa squadra è stata costruita per vincere qualcosa di importante, Modena, per cui voglio dire, credo che dobbiamo essere contente per alcuni aspetti, perché comunque siamo sempre state attaccate a loro. E poi quando di là dall'altra parte della rete ti trovi una giocatrice come Francesca Piccini, che quando ha deciso che voleva vincere la partita, insomma, secondo me ha vinto la partita. Bello, pubblico delle grandissime occasioni, e credo che quest'anno ne vedremo delle belle, siamo solo all'inizio. Di fronte a te c'era una star nel tuo ruolo, che è Paola Cardullo, al rientro dopo un lungo tempo. Abbiamo visto una bella lotta. Se non ci fossero i liberi, bisognerebbe inventarli in qualche modo. Hai ragione, così abbassiamo i centimetri. Ma a parte quello, credo che io l'ho incontrata stamattina e gli ho fatto i complimenti, perché credo che ritornare a giocare dopo quello che ha, insomma, subito lei, ci vuole anche una grande forza, una forza d'animo. Credo che ancora non sia proprio nel pieno della sua forma, però è sempre comunque il libero per eccellenza, no? Il ruolo sia stato creato per lei, per cui io sono contenta di aver avuto la possibilità comunque di confrontarmi con loro e perché no, di iniziare a capire che comunque, insomma, ci posso stare anch'io qua, per cui senza paura e senza, si va avanti, e adesso pensiamo alla prossima partita. Beh, ci vuole del tempo, perché ci sono dei meccanismi che vanno allenati e che comunque dobbiamo ancora conoscerci, magari anche un po' caratterialmente, no? Per cui sotto stress magari delle volte vorresti dire o delle cose, invece magari ti viene da dirne delle altre, magari un tuo sguardo può essere interpretato male, per cui voglio dire, basta conoscersi, noi stiamo lavorando bene e credo che questo gruppo davvero possa fare davvero delle cose bellissime, e credo che questa sera, insomma, l'abbiamo dimostrato, perché se vincevamo 3-1 sarebbe successo il finimondo.